Abbiamo portato avanti questo progetto della consulta la municipale dei ragazzi. Abbiamo quindi la proclamazione, oggi faremo, del sindaco eletto. E io faccio innanzitutto il ringraziamento ai ragazzi che hanno portato avanti questa procedura veramente in maniera encomiabile. È stata fatta regolarmente. Ci sono state regolari candidature, liste, campagne elettorali e con grande rispetto anche delle idee degli altri hanno fatto delle proposte, ne hanno discusso veramente in maniera molto democratica e già in questo hanno dato veramente dimostrazione della capacità anche critica e organizzativa. Quindi i miei complimenti vanno innanzitutto ai ragazzi e un grande ringraziamento. Però ci sono anche qui, e questo sottolinea l'importanza dell'evento, perché è vero che oggi può sembrare quasi un gioco quello che voi state facendo, però in piccolo state riproducendo quello che avviene nella vita reale. Quindi a sottolineare l'importanza ci sono qui i rappresentanti del governo vero della città. Quindi io do il benvenuto e il ringraziamento per aver sostenuto questa iniziativa anche al sindaco, all'avvocato Magorno, al vice sindaco Pino Pascale e all'assessore Francesca Moroso. Quindi nell'auspicio che tutti insieme possiamo portarvi in un percorso di legalità e di rispetto delle regole, rispetto dell'altro, faccio i migliori auguri a tutti noi. Bene, passo la parola allora al... Grazie innanzitutto alla vostra dirigente scolastica per aver messo in campo questa straordinaria iniziativa. Non tutte le scuole decidono di dare vita al Consiglio Comunale Scolastico. Ringrazio la professoressa Campitelli e tutto il corpo dei docenti, ma la professoressa Campitelli avevamo già fatto questa esperienza tra il 2007 e il 2013. Un'esperienza straordinaria che diede un grande contributo non solo alla scuola di Diamante, più in generale a tutta la nostra città. Mettemmo in campo iniziative straordinarie legate a momenti forti, di valore, che stiamo per fare anche quest'anno. Guardate, voi dovete essere d'esempio, il sindaco, il consiglio comunale, già siete stati d'esempio per le cose che ha detto egregiamente la vostra dirigente quando avete scelto di eleggere il sindaco, perché avete messo in campo idee e programmi. Spesso invece nella vita dei grandi non è così, si litiga più sui personalismi che sui progetti. Quindi avete fatto bene a chiedere il consenso ai vostri colleghi alunni dicendo quello che intendete fare per la scuola. Dovrebbe essere anche così per il paese, quindi noi dovremmo prendere esempio. Spesso i grandi dovrebbero prendere esempio dalla saggezza dei piccoli. Guardate che si è più saggi quando si è piccoli piuttosto che quando si diventa grandi, perché la saggezza, lo dicevano anche quando studierete più avanti la filosofia, soprattutto la storia dei greci. I greci sono un punto di riferimento importante per la civiltà moderna. E i bambini c'era la saggezza. Quindi questa saggezza trasmettetela alle vostre famiglie, a tutti noi,
in modo che cosa significa il consiglio comunale dei ragazzi? Significa trovare una sintesi, un'unione tra di voi per guidare le vostre idee, fare in modo che la scuola, che è guidata dalla dirigente scolastica, dal professore, però abbia il vostro contributo per quello che dovete costruire oggi che siete alunni e domani che sarete invece voi quelli che governerete i processi di cambiamento, il progresso della futura società in cui il protagonista non saremo noi, o almeno io che ormai insomma sono alla terza fase, inizio la terza fase della mia vita, superato i 59, 60 anni si comincia la terza fase della vita, le prime due fasi sono già attraversate. E noi, io vi propongo, lo propongo al nuovo sindaco, che è nipote di un sindaco importante della nostra città, il sindaco Evasio Pascale, che è stato uno dei sindaci più lungimiranti della storia di Diamante, i murales, che sono stati il vero volano, cioè il lancio di Diamante come paese turistico, nasce proprio con l'idea dei murales, un'idea geniale, fatta anche con pochissime risorse, ma che poi è diventato invece un moltiplicatore di visite nella nostra città. Noi speriamo che in questo sindaco vostro ci sia questa traccia, che c'è sicuramente, che dia idee alla scuola, così come il nonno e il padre, anche il mio vice sindaco fa egregiamente quando mi sostituisce, ma anche quando ieri per esempio ho scoperto una cosa straordinaria, ha condotto lui la giornata dei ragazzi con il sindaco, ha introdotto l'inno nazionale, è stato bravo, io non ci avevo mai pensato tra il 2007 e il 2013, eppure sono molto legato all'inno nazionale, però io non avevo pensato di introdurre questa cosa che è veramente stata immortale. Io chiedo al sindaco di condividere alcune iniziative, ne abbiamo già parlato con la vostra dirigente che le ha accolte di buon grado, io tra qualche giorno vi farò avere un libro molto bello della senatrice Segre, un libro che racconta un po' la storia, diciamo, di questa parte della vita che l'ha vista andare in un campo di concentramento solo perché era ebrea, perché era diversa, no. In quel momento erano gli ebrei, oggi le diversità sono tante altre, quindi noi dobbiamo imparare ad accettare chi è diverso da noi, lo dice la Costituzione, che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, al di là delle loro fedi religiose, piuttosto che politico, del colore della pelle. Questo è un libro molto importante, perché racconta la vita di una donna, di una ragazzina, che ha perso la famiglia ed è stata portata in un campo di concentramento in maniera inconsapevole, perché io non capivo nemmeno che cosa significasse essere ebrea. La famiglia della Segre era una famiglia molto laica, non so se tutti voi conoscono questo termine, nel senso che erano ebrei, ma non erano legati alla, diciamo così, alla comunità più specificatamente religiosa, però erano ebrei, quindi lei non si rendeva nemmeno conto del perché venisse portato in un campo di concentramento. Leggete questo libro, perché abbiamo deciso di dare la cittadinanza onoraria e quindi poi una delegazione di voi, il Consiglio Comunale, deciderete voi come formare una delegazione, andremo dalla Segre per portargli la cittadinanza onoraria. Sarebbe bello e convenibile, oltre che il sindaco, fosse anche il sindaco il vostro sindaco, il sindaco dei ragazzi, tutti e due con la fascia tricolore, tutti e due con l'atto di cittadinanza onoraria, potremmo andare in Senato per portare la sede della cittadinanza. Questo sarebbe un modo per sentire un nuovo intervento tra voi che rappresenterete la vostra scuola, ma che è rappresentata dal vostro dirigente scolastico, ed io che rappresento la mia città e noi che rappresentiamo l'intera città di Diamante. Questo è il primo di una lunga serie di iniziative che noi vogliamo fare con la scuola, se la scuola deciderà di promuovere, ma su molti abbiamo già condiviso, perché credo che, dicevano i romani, che il seminario della Repubblica è la scuola. Sapete che cos'è un seminario? Una volta i seminari sono anche il posto in cui si formano i sacerdoti. Per chi è cattolico, spero la stragrande maggioranza di voi, i nostri sacerdoti si formano nei seminari. I romani, che sono anche importanti per noi, per la nostra civiltà, ritenevano che la scuola era il seminario della Repubblica, cioè il luogo più importante dove si fermavano
i ragazzi erano giovani, ma erano i futuri cittadini, perché il termine cittadino nasce proprio con la civiltà romana. I cittadini erano i membri dello Stato, quindi diciamo la scuola è il momento più importante perché vi forma. Voi sarete quelli che sarete formati oggi, quindi scusatemi se l'ho fatta lungo, forse l'ho fatta troppo lungo, ma quando si va avanti nell'età ci si assume le responsabilità e ti scappa anche di parlare molto, generalmente sono telegrafico, ma avendo questa la fortuna di avere questa, e soprattutto voi che potete, avete potuto ascoltare, sono stato felice di farlo. Quindi auguri al Consiglio Comunale, auguri al Sindaco del Consiglio Comunale Scolastico, auguri a tutti voi e buona fortuna. Il sindaco e voi gli state dietro, perché loro hanno preparato tutti i discorsi. Sindaco, alla fine del discorso io l'ho programmato, giusto? Perfetto. Ci sediamo. Buongiorno a tutti, in particolare alle autorità qui presenti. Mi chiamo Francesco Pasquale e frequento la classe seconda B della scuola. Mi chiamo Francesco Pasquale e frequento la classe seconda B della scuola secondaria di primo grado di Diamante. Sono molto onorato di ricoprire l'incarico di sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e ringrazio tutti i compagni che hanno creduto e riposto in me la loro fiducia, votandomi e dandomi la possibilità di essere il loro portavoce. Nello stesso tempo sono anche consapevole della responsabilità che mi assumo nell'accettare questo incarico e mi impegno, insieme ai consiglieri comunali eletti con me, a realizzare sia le proposte indicate nel nostro programma, sia quelle che vorranno suggerirci gli altri ragazzi della scuola. Vi presento i consiglieri che fanno parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Giada Mastromacchi, Davide Marino, Marisol Diaz, Mario Magliocco, Aldo Marra e Giulia Felice. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato istituito per darci l'opportunità di far sentire la nostra voce e renderci protagonisti della vita democratica della scuola e del nostro territorio attraverso il coinvolgimento nelle scelte che ci riguardano da vicino, come la scuola, la cultura, l'informazione e lo sport. Siamo solo ragazzi e ragazze, ma vogliamo cominciare già da ora ad essere cittadini attivi, interagendo con il mondo degli adulti che hanno tutto il nostro rispetto e il compito di guidarci in questo progetto e nella vita. Vogliamo che la nostra parola abbia un peso, e questa per noi è una grande occasione, è una concreta esperienza educativa e di crescita per trasformare le nostre idee in proposte valide che possono essere prese in considerazione. Credo che l'ambiente scolastico sia di fondamentale importanza per l'apprendimento del rispetto reciproco, ma che debba essere anche un luogo stimolante, accogliente e organizzato. Per questo vi renderò portavoce delle esigenze, delle proposte e delle osservazioni che verranno portate all'attenzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Mi impegnerò inoltre ad essere un punto di riferimento, di esempio corretto per tutti i miei compagni e cercherò di sensibilizzarli ai valori fondamentali della vita: onestà, legalità, convivenza civile e rispetto. Spero di meritare la vostra fiducia e di non deludere le vostre aspettative. Mi auguro anche di riuscire ad affiancare in maniera onorevole il nostro sindaco Ernesto Madorno nelle occasioni in cui riterrà di volermi coinvolgere. Ringrazio tutti i ragazzi della scuola, quelli che hanno creduto in noi, tutti i componenti della mia squadra, i docenti che ci hanno guidato e sostenuto in questo progetto e, nuovamente, il nostro sindaco e la nostra dirigente scolastica per aver dato a me e a tutti i consiglieri eletti questa grande opportunità di crescita e di collaborazione attiva. Concludendo, vorrei ringraziare la mia famiglia per il sostegno, oltre che per l'affetto con cui mi ha incoraggiato durante questo interessante progetto scolastico. Ringrazio tutti per l'attenzione. Della terza B e ricoprirò l'incarico di vice sindaco. Innanzitutto volevo fare i miei calorosi saluti al sindaco onorevole Ernesto Madorno. Un altro saluto molto importante va alla nostra dirigente scolastica, professoressa Maria Cristina Lippa, e a tutti gli insegnanti che ci supportano ogni giorno.
Inizio sicuramente con ringraziare tutte le persone che mi hanno votato e che quindi credono in me. Molti sono i progetti che insieme al sindaco Francesco Pascale e a tutti gli assessori faremo. Insieme proporremo tanti progetti e programmi interessanti, ma soprattutto che coinvolgeranno tutti, nessuno escluso. Dobbiamo quindi prendere in mano il nostro futuro e impegnarci per evitare che possano verificarsi problemi all'interno della scuola, affinché ci sia un ambiente sereno e familiare, poiché noi siamo una famiglia. Con questo non vi dilungo troppo per dare l'opportunità di parlare con gli altri componenti di questo consiglio comunale. Grazie di tutto e buon proseguimento di giornata. La vostra vice sindaco Giada Mastromacchi. Buongiorno a tutti, in particolare al sindaco e alla nostra dirigente scolastica. Mi chiamo Davide Marino e frequento la classe 3B. Oggi per me è un giorno di grande importanza perché inizia il nostro percorso ufficiale nel Consiglio Comunale dei Ragazzi. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno votato. Davvero grazie di cuore. Vorrei citarvi una frase di Papa Francesco. È più importante quello che si dà rispetto a quello che si dà. Per me è molto significativa perché è un insegnamento che dovremmo tenere sempre presente. In qualità di assessore allo sport e alla cultura avrei varie proposte da fare. Ci piacerebbe proporre tour guidati nel nostro paese, in cui potremmo essere noi studenti delle guide turistiche, per far conoscere a tutti i ragazzi i beni culturali presenti sul territorio, come il monastero e il Rudine di Ginevra, ma soprattutto i murales, vere e proprie opere d'arte che abbelliscono il nostro paese. Vorremmo coinvolgere in questo progetto, invitandone a diamante anche gli alunni delle scuole dei comuni limitrofi. Vorremmo organizzare un'escursione lungo il sendiero che va dal Parco Corvino fino ad arrivare alla Grotta di Santo Ciriaco, perché non tutti conosciamo le ricchezze naturali presenti in quel tratto di zona. Vorremmo organizzare una giornata dello sport, con tornei non solo di calcetto, pallavolo, tennis tavolo, ma anche i giochi tradizionali, ad esempio il salto in lungo, la corsa campestre, la corsa dei 100 metri, il tiro alla corda. Grazie di tutto il tempo che mi avete dedicato. Anche io desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno votato, in particolare i miei compagni di classe che mi hanno sostenuto sin dal primo momento. Sono onorato di ricoprire l'incarico di assessore all'ambiente, un tema di grande attualità che ci vedrà tutti protagonisti per la realizzazione di una scuola sostenibile. Noi siamo forse l'ultima generazione che può ancora fare qualcosa per non distruggere il pianeta Terra, la nostra risorsa più grande e preziosa. È nostra intenzione quindi dedicare un'attenzione particolare alle problematiche ambientali, proponendo giornate dedicate all'ecologia e organizzando una serie di attività e iniziative tra giochi e didattica per sensibilizzare e informare su temi quali la raccolta differenziata, la corretta alimentazione e la conoscenza del nostro territorio. Riteniamo molto interessanti le proposte relative all'ambiente elaborate dalla lista avversaria. Per una scuola migliore ci piacerebbe realizzare una scuola completamente plastic free, organizzare una pulizia delle spiagge di Amande e creare all'interno della nostra scuola un orto aromatico, piantando e prendendoci cura di varie piantine, di poter poi lasciare come ricordo ed eredità ai ragazzi che frequentano la scuola dopo di noi. Ci impegniamo a seguire e diffondere i 10 consigli green, con i quali Papa Francesco, nella sua enciclica Laudato Si, ci invita a collaborare per proteggere e costruire la nostra casa comune, piccoli atti che diffondono il bene della società, al di là di quello che è possibile constatare, perché provocano in zero a questa terra un bene che tende sempre a diffondersi, a volte invisibilmente. Grazie per l'attenzione. Buongiorno a tutti, mi chiamo Marisoldi e sono qua, frequento la classe terza. Mi unisco ai saluti al sindaco onorevole Magorno, alla nostra dirigente professoressa Maria Cristina Rippa, che oggi ci hanno permesso di essere qui. Un grazie di cuore agli alunni che hanno creduto e sostenuto le idee della lista numero 1. Ricoprirò l'incarico di assessore alle pari opportunità e ne sono felice in quanto alla metà mi sento pronta a schierarmi dalla parte dei più deboli. Il termine pari opportunità si riferisce alla parità di trattamento tra le persone e la parità tra uomini e donne in tutti gli ambiti della vita economica e sociale. Il diritto alle pari opportunità è un tema ormai acquisito nella società, anche se la sua applicazione è spesso più teorica che pratica. Frequenti sono infatti le discriminazioni e le
prevaricazioni nei confronti delle donne e dei soggetti più deboli. In un momento storico in cui la violenza è importante, comprende a fondo l'importanza di salvaguardare i diritti di tutte le persone è necessario se vogliamo cambiare e migliorare la nostra società. Per questo motivo vorremmo organizzare degli incontri culturali con esperti per sensibilizzare e informare su fenomeni come bullismo, cyberbullismo e violenza contro le donne, temi purtroppo sempre di grande attualità. Il bullismo è un fenomeno che va combattuto, dobbiamo essere uniti e pronti a ribellarci. Le ragazze non devono essere meno i ragazzi, in quanto in democrazia abbiamo tutti gli stessi diritti. La discriminazione per motivi religiosi, sociali, politici ed economici non devono esistere, anche perché avete scelto me, io sono una ragazza italo-domenicana. Concludo dicendo che insieme possiamo fare tanto. Vi rinnovo la mia collaborazione e grazie. Buongiorno, sono Aldo Marra della classe terza B. Voglio ringraziare tutti i compagni che hanno votato me e la mia lista e fare tanti auguri a Francesco e ai suoi compagni per la vittoria. È comunque un onore e un piacere dare il mio contributo dall'opposizione. Cercheremo di collaborare con il sindaco facendo delle proposte e ascoltando le richieste degli studenti per migliorare la nostra scuola. Sono certo che, indipendentemente dai ruoli, porteremo tutti insieme avanti le nostre proposte e i nostri progetti. Grazie e buon lavoro a tutti. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giulia Felice e frequento la classe prima A. Ho colto questa grande opportunità di candidarmi per poter dare in modo attivo il mio contributo alla vita scolastica e sociale. Anche se la mia lista non ha vinto, ricoprirò l'incarico di consigliere di minoranza con entusiasmo e responsabilità, impegnandomi a rappresentare tutti i ragazzi della mia scuola e facendomi portavoce, insieme al Consiglio Comunale dei Ragazzi, dei loro desideri, delle loro proposte e delle loro opinioni. Grazie. Volevo ricordare
perché noi ci ispiriamo, noi siamo una scuola che si ispira al valore della gentilezza. Gentilezza significa rispetto, rispetto dell'altro, rispetto di sé, rispetto dell'altro, rispetto delle cose. Noi continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, all'insegna di questo valore, e noi adulti abbiamo tanta fiducia in voi, perché io sono molto, voglio dirlo, lo dico sempre, sono molto orgogliosa di rappresentare questa scuola perché mi sta dando grandi, grandi soddisfazioni, e le più grandi soddisfazioni le danno i docenti che qualsiasi proposta ho fatto l'hanno sempre accolta con grande, veramente con grande entusiasmo, e anche orgogliosa di questi alunni che sono veramente dei ragazzi per bene, educati per bene, una cosa che ha detto il nostro sindaco, rispetto degli adulti, ci rispettano ed è qualcosa di veramente importante. Bene, quindi buon lavoro a tutti noi e alla prossima per aggiornarci sulle iniziative che sicuramente condivideremo anche con questo percorso con il Comune. Grazie di essere intervenuti e buon lavoro a tutti. Buon lavoro.